Ciao a tutti amici Gossip Tribe, sono Aures, Manuel Di Gregorio e sono qua a Vimercate al Palazzo Tiglio, dove ha sede la Nintendo Italia, per provare oggi il nuovo Nintendo 2DS. Allora amici di Console Tribe, quello che state vedendo è il nuovo Nintendo 2DS. Questa è la faccia anteriore, questa è la sua faccia posteriore. La scocca, come potete vedere, ha una forma a cuneo, leggermente più grande dove sono posizionati i tasti L e R. L'essenza del Nintendo 2DS sta nel non avere più il 3D, non è possibile appunto attivare l'effetto poiché non c'è la levetta. Inoltre non è richiudibile, è tutto un pezzo unico, non è più un design a conchiglia come i vecchi modelli. E lo schermo, per ora non abbiamo una fonte certa, però dovrebbe essere un pezzo unico al di sotto, sia per quanto riguarda il touchscreen sia per quanto riguarda lo schermo superiore. Per questo motivo la console viene venduta a un prezzo minore rispetto alle altre due versioni. È stato aggiunto in basso il tasto Sleep proprio per l'impossibilità di richiudere la console. Infine lo sportellino della SD card ora è a clip e quindi diciamo che dà un senso di meno precario rispetto alle altre due versioni. L'interno inoltre al tatto è molto più satinato rispetto alla versione liscia e un po' più ruvida delle precedenti, mentre per quanto riguarda l'audio l'uscita è mono superiormente, mentre se attaccherete le cuffie ritroverete l'audio stereo. Un po' scomoda forse la posizione del microfono che viene coperto dalla mano quando giocate, ma prendete con le pinze, io ho una mano molto grossa. Questo è Nintendo 2DS. Stop. In questo video confronto potete vedere le tre versioni dell'hardware 3DS che sono state pubblicate. Qua avete il Nintendo 3DS prima versione, il nuovo Nintendo 2DS e infine il Nintendo 3DS XL. Come potete vedere, il Nintendo 2DS è leggermente più grosso per quanto riguarda lo spessore della 3DS normale, però più compatto, mentre più piccolo rispetto al Nintendo 3DS XL.